Da questo momento siamo in onda. Ciao a tutti, buonasera ancora dall'Escluso, siamo nelle comunità di Capodarco. Capodarco e l'Università di Macerata ormai collaborano da tanti anni, più di un decennio. E ci troviamo, qui sono Aldo, come al solito, e ci troviamo qui con Carmen, Anna e Pina. Queste nostre amiche adesso ci racconteranno un paio di storie da questa parte. E invece Carmen ci farà una piccola introduzione a Capodarco e a queste Allora, nostre amiche. già avete sentito che cos'è più o meno Capodarco, quindi la storia e le nostre attività. Mi fa piacere condividere questa cosa con Anna e Pina perché praticamente noi siamo arrivate insieme. Cioè, io sono arrivata qui a Capodarco nell'84 come volontaria, però ero una volontaria saltuaria perché sono di Roma, quindi studiavo giù e insomma venivo saltuariamente in comunità. Il momento in cui io mi sono trasferita definitivamente a vivere in questa casa era il 30 novembre del 1995 e Anna e Pina sono arrivate il 17 dicembre dello stesso anno. Quindi diciamo che la nostra vita quotidiana in comunità è iniziata insieme. Insieme. E quindi questa è una cosa che mi fa piacere condividere con loro, anche perché loro vengono da una storia particolare, insomma, come tutte le storie di tutti quanti noi. Però l'arrivo a Capodarco ci ha fatto unire le strade e ci ha fatto cominciare a camminare insieme, quindi averle tutti i giorni insieme, vivere insieme a loro tutti i giorni, ha significato quello che poi significa vivere il quotidiano con tutti gli ospiti della casa, insomma. Perfetto, non te ne andare perché dopo la storia commenteremo il valore di quello che ci diranno e cominciamo subito da farci oppure facciamo chi vuole cominciare prima? Vado con te o vuoi preferisci Pina? No, va bene. Anna, allora Anna, le domande sono le stesse, io farei la prima domanda e la prima domanda è chi sei e raccontaci la tua storia. Io mi chiamo Anna, devo dire anche il cognome, Come vuoi, Anna Massa, Anna Massa. sono nata a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, ho due fratelli, una sorella, mamma, papà l'ho perso con un tumore che avevo 18 anni, ero giovane e sono stata a casa fino all'età di 8 anni perché poi dopo nell'81 c'è stato il terremoto. E sono stati per 7-8 anni in una scuola come terremotati. Dopodiché, la notte del terremoto, siamo usciti tutti fuori. Mio padre faceva il tassinaro, Tassinato, il tassista. tassista, il tassinaro, il tassista e la dottoressa che stava soccorso in quel momento. Mi ha visto che stavo seduta su questo tassì, ha visto i problemi che avevo, perché io ho la spina bifida, dovuta alla mancanza di acido folico in gravidanza. Mi ha visto in quell'occasione, nella notte del terremoto, mi ha visto questa dottoressa che stava ai soccorsi, insieme a lei c'era un assistente sociale. E avendo visto la mia situazione fisica, ho detto che non era cosa che io stessi lì, e allora per un periodo sono stata terremotata in una scuola con i miei genitori, per un periodo di 6 o 7 anni. Poi dopo mia madre, insieme a questa dottoressa, ha provveduto a trovare un posto per me dove farmi vivere comodamente. Quanti anni? 14 anni sono stata in un istituto a Doni Occhi di San Cipermio, in provincia di Pavia. Dopodiché, in questo istituto, ho conosciuto Pina, che avevo 8-9 anni, piccola insomma. Dopo questi 14 anni di vissuto in istituto, abbiamo visto, almeno io, ho visto che comunque l'istituto non era più idoneo alla mia persona perché c'erano più patologie di gravi e gravissimi, dunque non c'era più la possibilità di rapportarsi con le persone perché comunque avevano difficoltà nel parlare, nella socializzazione, dunque insieme con Pina abbiamo preso
il coraggio, abbiamo parlato con la psicologa dell'istituto, abbiamo espresso il desiderio di voler cambiare posto, insomma. E la dottoressa, questa psicologa, ha detto che avrebbe provveduto in occasione di un convegno, ha conosciuto Don Vinicio e mi ha parlato di noi. Don Vinicio ha detto a questa psicologa di scrivere una lettera di presentazione nostra, di richiesta di accoglienza, e da lì nel 95 siamo venuti in comunità. E il 17 dicembre io sono rimasta da subito, lei invece no, perché stando nel periodo del Natale, lei in quel periodo andava a casa, quindi io sono rimasta qui, dopo lei è andata a casa in famiglia. Ci sono stati dei momenti difficili sicuramente in tutta questa storia, puoi raccontare qualcuno se poi come hai fatto a uscirne? Guarda, dei momenti difficili, tu dici nel periodo di quando stavo a casa? Quelli che più ti hanno caratterizzato, insomma, che hanno... Io penso che nei momenti di stacco dalla famiglia, anche se comunque la situazione erano problematiche, col fatto che eravamo terremotati, col fatto che comunque col fatto di essere terremotati, sì, è stato un momento difficile. Però è proprio in questa difficoltà che è stato un bene che io sono entrata in istituto, perché comunque io non ero autonoma come lo sono adesso. Dunque l'istituto mi ha insegnato ad essere autonoma. Anche il fatto di vestirmi, di spostarmi dalla carrozzina al letto, perché comunque bisogna imparare, poi un po' bisogna imparare a camminare anche nelle difficoltà della disabilità, bisogna imparare anche a muoversi, insomma. Perché poi dopo è vero che uno nasce disabile, però dopo i movimenti non vengono, è come un figlio che anche se cammina devi comunque insegnargli a camminare. Un disabile è la stessa cosa, devi imparare a insegnare a spostarsi, a essere autonomo, e in questo mi ha aiutato tanto l'istituto, ecco, perché comunque mi insegna a essere autonomo, nel fare passaggi da sola, quindi questo è stato... Perfetto, quindi ti trovi bene ormai? Sì, poi in comunità, sì, mi trovo bene anche perché la comunità l'ho scelta anche... per avvicinarmi anche a casa, perché io quando stavo in istituto passavano anche 3 anni che non andavo a casa, perché era col treno e passavamo 10 ore in treno per andare, facevamo Pavia a Napoli 10 ore, era un delirio proprio, comunque l'ho fatto anche per avvicinarmi a casa, adesso ci vogliono 4-5 ore, è stata anche una... Ecco, il distacco della famiglia è stato molto pesante, sia per me che per loro, perché comunque se ne erano pianti. Perché io ho un bel rapporto con la mia famiglia, nel senso che non sono staccati da me, ci sentiamo, ci vediamo, mi vengono a trovare per quanto è possibile, perché certo comunque uno c'è la propria vita, non è perché sono fratelli o sorelle non abbiano la loro vita, hanno la loro vita e quando possono vengono, diciamo. Molto bene. Allora, a questo punto ti chiedo, come a tutti, vuoi lanciare un messaggio ai nostri studenti? Io un messaggio che posso lanciare è di non fermarsi, quando trovano delle persone che hanno difficoltà, di non fermarsi, di non bloccarsi, cioè di fare sempre un cenno, poi dopo troverà sicuramente delle persone che no, perché comunque... Ci sono tante persone, tanti disabili, che per mettersi alla prova dicono no, non ci voglio provare a far da sola. Però un aiuto fa sempre bene, anche non un aiuto anche fisico, anche aiuto nell'amicizia. Sì. Tante persone dicono, ma che sai, è disabile, non capirà. Cioè, danno subito per scontato che un disabile in carrozzina sia scemo. Cioè, c'abbia un intelletto ridotto, pari a zero. Non è così, perché comunque anche chi ha delle difficoltà nel parlare, nel comportarsi,
comunque sempre un aiuto, fa sempre bene, sia fisico che mentale, che sia a parlare, anche un contatto fisico, comunque sempre che fa bene. Dunque, di non bilanciarsi, Di provarci, insomma. Di provarci. provarci. Bene, molto bene. Grazie, Anna, grazie. E passiamo a Pina. E Pina, io ti faccio le stesse identiche domande, quindi se vuoi la ripeto, se no la faccio. Benissimo. Chi sei? E raccontaci la tua storia, se hai voglia. Allora, io mi chiamo Pina Bellucci, e non Bellucci come avete scritto sul volantino. Ah, c'è stato, ecco, qualcuno che corregge le Piacerebbe bozze. essere parente Monica Bellucci, però può essere Monica Bellucci. Non è niente grave. Comunque va bene. E niente, allora, io la mia infanzia l'ho vissuta tanto in ospedale, diciamo, per il giro per gli ospedali, perché prima, insomma, quando sono nata io c'era tanto il concetto di voler mettere a posto questi disabili, perché io ci sono nata e non, cioè io ho un'artrosi, però non so a che cosa sia dovuto la mia nascita, però sono stata tanti anni all'ospedale Cardarelli di Napoli, sono stata da piccola proprio fino all'età di 8 anni. E niente, avevo il concetto di volerti aggiustare, come per dire, cosa che secondo la natura non puoi andare, e quindi non ci sono riusciti neanche le menti più menti, ecco. E niente, poi sono andata in istituto all'età di 8 anni, ho frequentato le scuole elementari, le scuole medie, poi ho incontrato Anna, è nata la nostra, penso, bella amicizia. Bella. La nostra bella amicizia. A Pavia, sì, andiamo Sì, senza siamo risorse per incontrati a strociare. Pavia, sì. E non ho detto che io vengo dalla Calabria, sulla costa tirrenica, vicino Maratea. Vicino Maratea. E niente, dopo abbiamo vissuto, lei insomma, faceva parte dei bambini, io facevo parte. Magari l'incarastro Vabbè, oggi. quindi andavamo Molto sempre a fare appresso. niente, ci siamo conosciute, poi insieme abbiamo deciso di provare a cambiare vita, e lei era tanto scettica sul dire, ah, ma non ci prenderanno mai, e io gli ho detto, va bene, proviamo, tanto provare non costa niente nella vita, proviamo, se non va, non va, che fa? Rimaniamo qui, tanto chi ci ammazza, l'ho fatto io. E niente, dopo abbiamo provato, abbiamo mandato la lettera, mi telefonò una signora che adesso non c'è più, Pia Colonna, e io la sua telefonata rimasi sorpresa, perché dissi, oddio, ma qualcosa sta cambiando, cioè, nella mia vita. E allora lei disse, ma se volete, lei infatti quando sua donna mi ha chiamato dalla comunità di Capodarco se vogliamo andare. E lei disse, ma davvero, ma che stai dicendo? Ha detto, sì, mi ha chiamato se vogliamo, insomma siamo venuti a fare una settimana di prova. E poi a ottobre, questo del 2015, e una settimana di prova nella quale dopo abbiamo fatto una riunione che il ministro ci disse che, insomma, che si liberavano dei posti, che se non volevamo potevamo venire qua. Siamo venute qua nel dicembre, poi vabbè, io sono in quel periodo andavo in famiglia perché io ho un bel rapporto con la mia famiglia, anche se sto lontana. E niente, poi qui mi hanno dato la possibilità di diplomarmi e laurearmi. Allora, mi sono diplomata con un corso di vicende di comunità. Diciamo, in 9 mesi ho fatto 5 anni in uno, si può dire. E diciamo, è stata una grande fatica, però insomma, sono stata contenta di questa grande fatica. E poi sono stata all'Università di Macerata. Io inizialmente volevo fare scienze della formazione, però dopo era in una struttura non accessibile,
E quindi niente, ho dovuto decidere per forza, per forza. Dopo ho deciso per scienze della comunicazione. Io ho girato e mi sono trovata bene. L'unica cosa che ho dovuto affrontare tante barriere burocratiche, tante barriere burocratiche, tante barriere mentali soprattutto, perché un disabile all'università, quando sono andata io, era una concezione un po' restia. Che anni erano, Mila? 2000, 2000, 2000. quindi poco fa. Sì, e cioè un disabile, l'università era come una cosa, cioè era come piombare una bomba in una struttura, ecco. E non c'erano bagni Bagni. accessibili, eh? Non c'erano i bagni. Non Per te dove c'era il c'erano bagno? bagni Anche adesso. accessibili, lo costruirono nel giro di una settimana all'Aula San Paolo, lì a Macerata. E poi, va bene, io sono stata bene, c'erano le ragazze che facevano le 150 ore, quindi stavo anche con loro. E l'unica cosa buffa che ero io, unica carrozzina in mezzo a 200 ragazzi, ecco. Infatti un giorno mi si avvicina un ragazzo e mi dice: "Oh, ma ti ricordi di me?" Perché mi aveva vista. E io gli dissi: "Guarda, no. Perché cioè, tu di me ti puoi ricordare che io sono solo una, voi siete tanti, io come faccio a ricordarmi di ognuno di voi?" Ho fatto. Poi lui mi disse: "Beh, hai perfettamente ragione", mi disse. E niente, poi insomma, mi sono trovata molto bene, ho dovuto affrontare tante cose, però diciamo che alla fine sono. L'unica cosa bella che io sono arrivata a discutere la mia laurea in ambulanza, e quindi è stato perché non avevo i trasporti dell'Università di Macerata, e quindi dopo io gli dissi: "Beh, mettetemi anche la sirena, così arrivo In in orario. orario." Infatti c'era un ragazzo, me la mise, e quindi sono arrivata lì a giurisprudenza, queste sirene, a discutere la mia tesi di laurea, ecco. E questa è stata una cosa bellissima, perché dopo tutta la mia tensione se n'è andata, ecco, dopo che sono arrivata con tutte queste sirene, Pensa che così. te guardavi, mamma mia. Esatto, quando mi hanno visto scendere, vabbè, comunque è stato tutto carino, ecco, bello. Sono contento. Dimmi, vuoi raccontarci anche tu un periodo, se c'è stato qualche momento molto difficile da cui non pensavi di riuscire a venire fuori? Guarda, momenti difficili ci sono sempre, non puoi dire che un momento difficile è stato più di un altro. Cioè, io penso che i momenti difficili li viviamo giorno per giorno, e quindi non, cioè, non posso dirti sì, della mia vita. Io ho vissuto tanti momenti difficili, però dopo basta avere la forza e il coraggio di superarli. Certo. Io credo in questo, ecco. E quindi che messaggio vuoi lanciare ai nostri ragazzi? Io ai ragazzi universitari di oggi voglio lanciare il messaggio di non chiudersi nelle barriere mentali, cioè di andare oltre a quello che, cioè se c'è una barriera, cioè il ragazzo di oggi dovrebbe andare oltre, non fermarsi lì, perché fermarsi lì significa non riuscire a superare l'ostacolo. E quindi, siccome viviamo già in una società tante barriere, perché cioè, dopo tanti anni, anche siamo ancora agli anni 20, diciamo, su certe cose, trasporti, tante altre cose che potrei mettere in discussione, ecco. E quindi le barriere mentali, secondo me, sono le barriere più potenti Difficile da e più superare poi, difficili da certo. superare. Io vi ringrazio tutte e due e adesso Grazie. ritorno da Carmen ho visto, ho sentito più che altro che sono come se fossero due facce della stessa medaglia Sì. queste due personalità, perché queste due Sì. ragazze, perché a un certo punto la loro vita si è intersecata a Pavia e poi da lì voi vivete insieme Sì, nella stessa nella stessa camera. camera.
gara, quindi... Ma è stata una scelta nostra, perché comunque, venendo da... cioè già dovevamo insieme in istituto, abbiamo preferito continuare in questo modo. Che valore ha questa? Prima di rispondere alla tua domanda ci tenevo a dire una cosa che loro due non hanno detto, che secondo me è fondamentale. Anna e Pino in questa casa hanno anche un ruolo molto importante. Non sono solo, tra virgolette, ospiti della casa, ma Anna, a parte che è una delle componenti del consiglio d'amministrazione della comunità di Capodacco, gestisce insieme a tutti quanti noi, abbiamo un piccolo bar interno dove noi facciamo le colazioni, il caffè dopo pranzo, e lei è una dei referenti per gli approvvigionamenti o per le spese, eccetera, eccetera. E poi dà anche una mano al centralino della comunità per appunto gestire le varie telefonate che arrivano. E Pina invece mette a servizio volontariamente, questo Anna pure volontariamente, ci tengo a dirlo, Pina volontariamente fa ripetizioni a dei bambini del paese di Capodarco, che è il paese che sta qui vicino a noi, che hanno, e di Porto San Giorgio, che hanno delle difficoltà a scuola. Quindi lei fa ripetizioni tutti i pomeriggi, fa i compiti insieme a questi, per adesso sono due bambine. Certo. Allora, sono due bambine, allora, una bambina la seguo già da 3 anni e ha i genitori tutti e due sordomuti. E quindi questa bambina, cioè i genitori sono impossibilitati ad aiutarla. E un'altra bambina, diciamo, che ha problemi all'elementare di apprendimento e soprattutto che all'elementare, diciamo, non ha le basi dell'elementare, cosa molto fondamentale. E quindi ci vuole un grande sforzo, ma pazienza, e grande pazienza, che però di questo io sono contenta, perché vedo che giorno per giorno loro si impegnano, mi arrabbio pure, non è che non mi ci arrabbio, però si impegnano e piano piano, anzi c'è la più piccola che è migliorata tanto, quindi adesso quell'altra speriamo che col tempo migliorerà anche lei, ecco. Però di questa cosa mi piace anche farla, ecco, anch'io volontariamente. Anch'io infatti mi ha dato l'input per una cosa che io quando ho finito, io sono la terza media, avrei voluto continuare gli studi e avrei dovuto fare lingue per fare il lavoro di centralista, però non potendo proseguire gli studi, perché comunque la scuola che dovevo frequentare era lontano da dove ero, era a Milano, mi pare che dovevo trasferirmi a Milano per fare gli studi, per proseguire gli studi. Poi però quando sono arrivata qua mi hanno fatto la proposta del centralino, dunque in qualche maniera ho continuato, ho fatto quello che desideravo fare, insomma, in un modo o nell'altro, non grande, però ecco, nel mio piccolo ho continuato, ho fatto quello che desideravo fare. Infatti la ricchezza di Capodarco secondo me è questa, di riuscire a calibrare le situazioni, no? Per cui cercare di dare lo spazio giusto alla persona giusta, perché poi è inutile dire non c'è differenza, perché le differenze ci sono, però fare le cose giuste per la persona giusta abbatte le differenze insormontabili e rende possibile quasi tutto, insomma. Certo. Per cui Anna e Pina sono due degli esempi, ma ci sono tantissimi qua dentro. Quasi tutti quelli che possono riescono e fanno qualcosa, insomma. Si hanno da fare. Certo, assolutamente. Perché bisogna darsi da fare. Bisogna darsi da fare, ma per avere una dignità personale, per occupare il proprio tempo, per dare una mano in comunità, insomma. Per non andare fuori di testa. Per avere da fare. Molto bene. Allora, con queste ultime parole ci lasciamo e vi diciamo ciao. Alla prossima puntata, da Carmen, ciao Pina, ciao Anna e Aldo. Ciao.